La nostra è una realtà nata qualche anno fa, 1974, quindi sono già oltre 45 anni di storia. Tutto questo è stato poi creato da mio padre prima del 74, quando da semplice posatore iniziò aprendo delle piccole strutture che mio fratello ed io abbiamo poi ampliato e portato a questo livello. Siamo nati a Forlì, che è la nostra sede storica, e poi piano piano abbiamo aperto altri showroom a Faenza, Ravenna, Bologna, Rimini, e abbiamo voluto realizzare un sogno che era quello di creare nel centro della città di Cesena un punto di riferimento per il mondo dell'architettura. Direi che è stata una bella avventura. Era già esistente come showroom da tanti anni, aveva bisogno secondo noi, di un restyling, anche se era già all'avanguardia rispetto alla concorrenza. Volevamo creare proprio una maison Sala Rolli, per questo abbiamo fatto proprio uno stabile che fa un po' da casa, non ha praticamente vetrine, uno deve essere incuriosito a entrare per poi vedere i vari allestimenti. Ci siamo messi a lavorare creando una sorta di museo. Noi facciamo vendita, però la produzione è la cosa più importante, quindi per questo con Graniti Fiandre abbiamo 30 anni di lavoro con successo. Noi abbiamo iniziato il nostro rapporto con la famiglia Minozzi ancora all'epoca di mio padre, e questo rapporto è sempre stato un rapporto molto molto intenso, anche perché abbiamo a che fare con persone di grande professionalità. Ci troviamo molto bene, soprattutto è l'azienda, secondo me, più all'avanguardia che c'è al mondo nel suo settore. Quindi Fiandre è un punto fondamentale, un'azienda fondamentale nel nostro sviluppo. Nasce negli anni 20, ha fatto un po' la storia di Milano Marittima e della costa adriatica. Quando si parla di Milano Marittimo si parla di Mare Pineta. Gli spazi sono qualcosa di unico, qualcosa di non più realizzabile ai tempi odierni. Ci troviamo in una struttura che ha 182 camere, 10.000 metri e oltre di campi da tennis, una struttura balneare di spiaggia di oltre 11.000 metri, piscine e spazi verdi che oggi non sarebbero più realizzabili con le strutture moderne. Una grandissima struttura, però nello stesso tempo calda, accogliente. L'ospite, secondo noi, si deve sentire a casa sua. Questo è stato un po' quello che ci ha affascinato quando abbiamo acquistato il Mare Pineta. Naturalmente aveva bisogno di un forte restyling perché il tempo era passato. La prima fase di ristrutturazione riguardava la ricostruzione intera della parte esterna del ristorante, che è stata volutamente creata con uno stile completamente diverso, contemporaneo. Ci trovavamo di fronte a una struttura di 90 anni e quindi non si poteva ricreare un finto stile antico, ma abbiamo deciso di fare esattamente l'opposto. Chi ha modo di passare davanti alla struttura avverte immediatamente un effetto architettonico completamente distante da quello che era l'architettura dei primi del Novecento, ovviamente. E questa è stata la prima delle ristrutturazioni, che ha poi coinciso con tutta la ristrutturazione del piano terra e di conseguenza tutte le camere, che sono state totalmente rinnovate, tenendo presente anche una cosa molto particolare: l'ambiente bagno oggi nelle varie strutture internazionali non gode quasi mai di finestre. Questa è una struttura che ha 182 camere con relative strutture bagno, tutte con finestre, è una cosa molto molto particolare. Poi abbiamo realizzato la sala congressi, abbiamo realizzato la clubhouse, appunto lo stabilimento balneare, e non ultima la spa, che è stata creata un po' come un modello di un gioiello. In effetti abbiamo rivestito con delle lastre di Graniti Fiandre che esprimevano un senso di tranquillità e di benessere alle pareti. Quindi non siamo andati sempre solo e esclusivamente sulla pavimentazione, ma le strutture alle pareti sono veramente delle opere d'arte, sono dei quadri. Non abbiamo avuto dubbi sul materiale da scegliere.
abbiamo usato le grandi lastre con degli effetti scenici molto molto importanti, ma semplici, sempre senza esagerare nell'opulenza. Quindi ogni ambiente è stato caratterizzato con un colore diverso in base alla caratteristica dell'ambiente. Volutamente, questo è stato creato volutamente anche perché si vuole dare la possibilità all'ospite di prendersi cura di se stesso e quindi di entrare in un ambiente dove, a parte il benessere fisico dettato, non so, dal bagnotucco, dai massaggi, dalla parrucchiera, eccetera, anche l'occhio voleva essere un qualche cosa che creasse questa intimità, questa tranquillità, questa rilassatezza proprio per averne un beneficio psicofisico. Abbiamo utilizzato solo materiale Fiandre perché, escludendo alcune parti che sono di parquet naturale, tutte le altre parti esterne e interne sono stati utilizzati prodotti solo ed esclusivamente di graniti Fiandre. Quindi è stata una scelta dettata un po' anche dall'amore che abbiamo nei confronti di questa azienda, dalla storicità e dalla conoscenza del prodotto e dell'azienda che abbiamo da anni. L'estetica e la funzionalità, secondo me, vanno di pari passo. Non ci può essere una bellissima estetica senza una forte funzionalità, perché poi l'estetica può passare col tempo perché uno ci si abitua, ma la funzionalità no. Quindi le due cose devono essere perfettamente legate, sono importantissime.